Più che un governo, questo è un regime vero e proprio, fine della divisione dei poteri, un uomo solo al comando, anzi, al telecomando. Ma il centro-sinistra predica il dialogo. I girotondi vanno in piazza a protestare, ma prendono calci in bocca sia dalla destra, sia soprattutto dalla sinistra, che li vede come un ostacolo agli inciuci presenti e futuri. Nasce un bizzarro teorema. Non bisogna parlare male di quelli di sinistra per non favorire Berlusconi. Ma non bisogna parlare male nemmeno di Berlusconi per non favorire Berlusconi. E infatti si parla bene di tutti. Lui intanto ne approfitta e continua a farne di tutti i colori, confondendo quel che fa in una cortina fumogena di parole, gaffe, menzogne, smentite. Come gli fa dire al TAN in una leggendaria vignetta: non ho detto ciò che ho detto. E se l'ho detto, mi sono frainteso. Breve antologia finale. Per portare a Parma l'Agenzia Alimentare Europea ho dovuto riesumare le mie doti di playboy e fare la corte alla presidente finlandese Tarja Halonen. Panico nel Parlamento finlandese, c'è come? La nostra presidente ha ceduto l'Agenzia Alimentare Europea all'Italia in cambio di una notte d'amore con uno così, tra l'altro. La poveretta è costretta a discolparsi al Parlamento dicendo: ma scusate, ma non crederete mica a quello che dice Berlusconi, ma avete presente chi è quello lì? E loro dicono: ma è il capo di un governo europeo, se lo dice avrà i suoi buoni motivi. Incidente diplomatico, proteste dell'ambasciata. Berlusconi si rende conto di averla fatta grossa e tenta di rimediare alla sua maniera. Fa una battuta e dice: ma come possono sperare di avere l'Agenzia Alimentare Europea i finlandesi? Noi abbiamo il prosciutto di Parma, loro cos'hanno? Il prosciutto di Renna? Risultato: gli allevatori e i coltivatori finlandesi interrompono le importazioni di materiale alimentare dall'Italia. Embargo. La crisi si aggrava. Berlusconi tenta una seconda volta di porre rimedio, riuscendo un'altra volta a raddoppiare la gaffe. Si presenta a una convention di Forza Italia, mostra la foto della Halonen, che non è proprio una bellezza, e dice: ma vi pare che io potessi veramente sul serio fare la corte a una così? Cioè praticamente le dà della racchia in mondovisione, e così anche la Finlandia, che era uno dei pochi paesi che ci parlavano ancora, l'abbiamo sistemata. Io ero contrario alla guerra in Iraq, gliel'ho detto a Bush, ma George non mi ha voluto dare ascolto. Conferenza di fine anno a metà legislatura. Berlusconi vanta i grandi risultati del suo governo. Gli sbarchi di clandestini con il nostro governo sono calati del 247%. Lui non dice cifre a caso. Quando mente, come dice Luttazzi, mente con la virgola proprio. Mente al dettaglio. Pensate l'iperbolicità della cifra. Gli sbarchi dei clandestini diminuiti del 247% vorrebbe dire che non è più arrivato nessuno in 2 anni e mezzo. E tutti quelli precedentemente arrivati hanno iniziato un controesodo biblico di massa verso i paesi di origine, del quale tra l'altro nessuno aveva avuto evidenze. Io non racconto barzellette, io dico parabole. Putin è un sincero anticomunista e democratico. Me l'ha detto lui. Gheddafi è un leader di libertà. In Libia non si vota dal 74, cioè da quando è arrivato Gheddafi. Come si chiama questo paese? È appena atterrato in Estonia. Come si chiama questo paese? Ah, Estonia. Bella l'Estonia. Arriva un giornalista del New York Times per intervistarlo sulla politica italiana. Lui esordisce così, questo, lo accoglie con queste parole: lo sa che sono alto 1,71 m? Quello lo guarda. Le pare che io possa essere definito un nano, visto che sono 1,71 m? Immaginare la risposta di quel poveretto, che tra l'altro era appena arrivato dall'America, e avrà detto: ma se lei effettivamente fosse 1,71, no, ma non sembra. Bruxelles, riunione dei capi di Stato e di Governo europei, tutti schierati per la foto finale. Berlusconi sfugge inavvertitamente alla interprete, che gli fa anche da badante, e inizia a parlare
E inizia a parlare lingue sconosciute come solo gli indemoniati di solito, nel suo caso l'inglese, improvvisando un saluto a nome di Ciampi, che naturalmente non ne sa nulla, è talmente incolpevole. I give you the salutation of my president of the Republic Italian. E più che inglese sembra celentano, no? Svalutation, presencolis and I choose all right. Oppure Alberto Sordi col Kansas City, americano. Il lifting me l'ha imposto mia moglie, la quale smentisce all'istante, non sapevo niente. Noi di Forza Italia abbiamo una moralità di livello così elevato che gli altri non possono nemmeno percepirlo. Infatti, nessuno ha mai percepito. Le mie televisioni mi remano contro. Il trapianto dei capelli è ottimo, lo consiglio a tutti. Festa nazionale della Guardia di Finanza. Il Presidente del Consiglio arringa le nuove reclute che dovranno combattere per conto dello Stato contro l'evasione fiscale. L'evasione di chi paga il 50% dei tributi è un diritto naturale che è nel cuore degli uomini e non ti fa sentire moralmente colpevole. Immediatamente la recluta fa tesoro, parte per un'ispezione fiscale, dice: lei evade, sì, ma si sente moralmente colpevole? Dice: no. Beh, perfetto, allora faccia pure. È l'autocertificazione. Al Parlamento europeo un parlamentare, ovviamente straniero, gli chiede delle sue leggi ad personam e lui risponde: basta, questa storia delle leggi ad personam è falsa, me ne sono fatte solo tre. Come se ci fosse un bonus che ciascun governo ha a disposizione. Galliani è la persona più onesta che ho mai conosciuto, quindi immaginatevi anche le altre. Atterra in Romania e subito dice: bella l'Ungheria. E tu: Romania. Gli si fanno avanti delle bambine con i fiori, una delle quali legge la poesia. Alla fine il cavaliere, che ormai è in tempesta ormonale permanente, per cui qualunque cosa di femminile veda, anche una gatta, una cagna, tenta di farle la corte, fa lo spiritoso con le bambine e dice: voi mi vedete così, eravamo prima del trapianto, ma sapete perché? Il mio cervello è talmente sviluppato che ha espulso i capelli dalla testa. La giustizia è un cancro da estirpare. La mia religione è il maggioritario, io sono per il proporzionale. Mai fatto affari con la politica, anzi ci ho sempre rimesso. Amministrative del 95, Emilio Fede, fidandosi dei sondaggi di Crespi, assegna tutte le regioni italiane al centrodestra, tutte bandierine azzurre. Poi arrivano i risultati veri e Emilio Fede mestamente è costretto a strappare quasi tutte le bandierine, sostituendole con quelle rosse. Berlusconi, quando si riada allo shock, quando lo rianimano, viene intervistato e dichiara testualmente: il risultato delle amministrative è bugiardo, gli elettori si sono sbagliati, erano giusti gli exit poll che mi davano vincente. E il suo governo vara gli incentivi a spese dei contribuenti per chi acquista decoder. Non sapevo che mio fratello vendesse decoder. Non posso mica sapere tutto. Odio andare in TV, è una cosa che non sopporto. Nesta al Milan? Impossibile, sarebbe immorale. Nesta va al Milan. Gilardino al Milan? Mai. Sarebbe amorale con i prezzi che corrono. Gilardino al Milan. Io sono il Gesù Cristo della politica. Va bene, paragonatemi pure a Mosè. Porta a porta, lavagna, titolo gigantesco, grandi opere, Lunardi seduto, Berlusconi in piedi,
alti più o meno uguali, Berlusconi con un pennarello comincia a imbrattare una cartina geografica di complanari, circonvallazioni, ponti, strade, autostrade, aeroporti, ferrovie. A un certo punto gli parte la mano e traccia una lunga riga che va dall'Italia alla Russia. Si teme un embolo. Vespa, preoccupato, chiede: cavaliere, che cos'è? Sto trattando con la Russia dell'amico Putin per aprire un corridoio negli Urali e collegarci all'Oceano Pacifico. È il famoso sbocco al mare nel Pacifico che l'Italia ha sempre sognato nella sua storia. Finalmente avremo anche questo raddoppio della Transiberiana nell'ambito delle grandi opere. Fra me e Confalonieri c'è un patto, quello di avvisarci reciprocamente qualora uno dei due rincoglionisse, ma Fedele non mi ha ancora detto niente. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capote. Lei è perfetto.